Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa che precede l'incontro di domenica alle ore 20 al Palaradi, Vanoli Basket Cremona contro Virtus Segafredo Bologna. Siamo qui presso il Golf Il Torrazzo di Cremona insieme a Coach Cavina e insieme a Matteo. Un commento sul fatto che oggi siamo qui a presentare uno dei match più importanti della stagione. E sono molto contento che prosegua questa collaborazione con Vanoli tra il golf e Vanoli Basket. Siamo contenti di avervi qui, è assolutamente un onore. Grazie mille. Coach, introduciamo questo match. Bologna non ha bisogno di presentazioni, è la capolista di questo campionato in questo momento. Come ci approcciamo a questo incontro? Allora, innanzitutto premetto doverosamente con dei ringraziamenti innanzitutto a Matteo, Andrea, al Presidente, a tutti i componenti del direttivo del Golf Il Torrazzo perché ospitano questa conferenza stampa oggi, ma personalmente è un'ospitalità personale che va dal primo giorno che sono arrivato a Cremona dove sono riuscito a ritagliarmi il tempo per continuare la mia passione. Ho trovato qui al golf veramente un piccolo paradiso e devo ringraziare tutto lo staff perché sono sempre gentilissimi e stupendi, insomma, e anche tutti i soci con cui quotidianamente quando posso riesco a scambiare due parole anche sulla pallacanestro, visto che sono tanti gli appassionati che giocano qui al Golf Club. La domenica torna sul Palaradi, sul parcheggio di Palaradi, una società storica che ha fatto la storia della pallacanestro italiana e sta facendo anche il presente della pallacanestro italiana, con grandi risultati sia in Europa e ovviamente anche nel campionato italiano. Dovremo ovviamente concentrarci tanto su noi stessi perché la fisicità e l'atletismo di Bologna, unita anche all'esperienza e alla qualità di tutto il roster, sarà veramente un bel banco di prova per noi. Arriviamo da una bella vittoria in trasferta e vorremmo sfruttare anche tutta l'energia che ci portiamo da domenica scorsa per approcciare nel migliore dei modi questa partita. Abbiamo parlato tanto anche con i ragazzi di nuovo sul discorso difensivo, focalizzandoci sul primo tempo, su quello che dobbiamo fare soprattutto all'inizio della partita. E non parlo solo di quintetto, allargo tutta questa considerazione a tutti i 10 gli effettivi della squadra perché normalmente nei primi 10-12 minuti abbiamo già completato la rotazione completa, quindi questo discorso va a tutti, è andato a tutti e ho, come dico sempre, ho la fortuna di lavorare con un gruppo strepitoso e sono certo che riusciremo anche a migliorare per questo dettaglio che per noi è importante, soprattutto è importante quando giochi contro queste squadre perché non puoi lasciarle mai scappare, perché difficile sarebbe poi riprenderle. Una partita infinita, l'ultima che avete giocato, sì. È rimasta qualche score in qualche giocatore o state riuscendo tutti bene? No, tutt'altro. Chiaro che le energie fisiche di una partita così lunga, dove abbiamo avuto tra l'altro anche problemi di falli, le scorie rimangono, le energie fisiche sono state dosate all'inizio della settimana, ma di contro c'è tutta l'energia positiva che ti porti dentro per tutta la settimana e in più tutti quanti i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo domenica perché ovviamente per tanti di loro la prima volta è il primo match importante, insomma, con una squadra di Eurolega in campionato, sto dicendo, anche se li abbiamo già affrontati in precampionato, però c'è proprio la voglia di misurarsi contro
quella che attualmente è anche una delle migliori squadre europee, quindi no, nessun tipo di scoria fisica, anzi tanta carica e tanta voglia di giocare, consapevoli anche che sarà, mi dicono, un palazzetto bello pieno, per cui sarà veramente una bella festa, sicuro. L'altra domanda che volevo fare era proprio sui falli, perché tre giocatori sono dovuti uscire prima per il quinto fallo. Hai già pensato come gestirli diversamente, o se quello che è accaduto era un po' quello che avevate programmato? No, la gestione la stiamo facendo, gestioni dal punto di vista rotazioni sempre diverse, e ovviamente può capitare, è capitato domenica, soprattutto per la partita lunga, anomala. Penso che sia stato un episodio, assolutamente, anzi dovremo anche attraverso l'uso del corpo migliorare quello che è il nostro approccio, quindi magari questo può ecco, voler dire commettere qualche fallo di più, soprattutto il primo tempo, ma non è assolutamente stato un problema. Ho la fortuna di allenare, ripeto, un gruppo di 10 ragazzi che hanno voglia di giocare insieme, farlo anche migliorando, e quindi in questo momento il miglioramento passa dalla difesa, e quindi anche magari spendere qualcosa in più in termini di energie e magari, perché no, anche di falli. Ecco, si sa appunto il Bologna, il colosso che è, quanto può fare la differenza il fatto di giocare in casa con un pubblico che ti spinge? Guarda, anche nelle partite scorse ho ripetuto più volte, prima e dopo la gara, quanto stiamo sentendo, stiamo ricevendo, ecco, dai nostri tifosi, in generale giocando in casa, l'energia che avvertiamo, un po' quella che avevamo ricordato bene nei playoff dello scorso anno, che ci ha accompagnato nelle vittorie della passata stagione, e devo dire che è un po' un trait d'union tra quelle partite e quelle di questo inizio, quindi è positivo perché ovviamente all'interno di una partita hai bisogno di l'extra sforzo che arriva proprio da quello che avverti, da quello che ti circonda. E quindi insomma non smetteremo mai di ringraziare i nostri tifosi e tutti quelli che insomma ci stanno seguendo. Chiaro che fa piacere, ne avevamo parlato spesso anche lo scorso anno, questo crescente interesse attorno alla squadra che va oltre ai numeri delle presenze al palazzetto, perché ovviamente queste partite si presentano da sole, c'è tanta voglia di venire a vedere Cremona, di vedere la Virtus, basket ad altissimo livello, però i numeri sono in crescendo da tempo, segno anche che si sta lavorando molto bene oltre al campo, quello che riguarda, per quello che riguarda la società, e insomma è tutto insieme in questo contesto di miglioramento che è avvenuto dallo scorso anno e che dobbiamo essere contenti. Fa parte proprio di tutto il contesto societario. Supercoppa, consulente campionato, e anche ha perso uno in Eurolega, se non ricordo male, mezza cacciata via con l'altro, con il Zaghi, il secondario. E non credo sia un caso che l'MVP dell'Eurolega e del campionato sia dopo scendente. Si può dire, basterebbe anche un simbolo, hai preparato qualcosa di particolare? Abbiamo preparato più di una cosa, certo, come ho detto più volte nelle conferenze stampa in questa stagione, anche come staff sentiamo la necessità di cambiare tatticamente le partite, senza dover insomma stravolgere ogni domenica quello che facciamo, ma certamente stiamo proponendo tatticamente soluzioni diverse ogni domenica, cose che ad esempio in A2 non avveniva con così tanta frequenza. Penso sia facile quando hai a disposizione i giocatori che hanno questa disponibilità,
e sia anche doveroso, perché come staff dobbiamo cercare di trovare risposte, magari aiutando in anticipo il gruppo per competere anche contro squadre come abbiamo incontrato in questo inizio di campionato, senza parlare di calendario, ci siamo fatti la promessa di non dire più che sono le partite difficili, eccetera, però come staff certamente proporremo anche domenica qualche cosa, insomma, anche perché la Virtus sta dimostrando il proprio valore sia in Europa che in Italia, e penso che difficilmente potremo competere con loro se anche tatticamente non proporremo delle soluzioni nuove, cercare, ecco, anche di squadra di trovare delle soluzioni per arginare un po' quello che è il loro strapotere fisico innanzitutto. Ultimissima cosa per me, mi sembra che l'ultimo arrivato Zagorowski sia il suo grafico sulla disabilità. A che punto è? Ci dà una percentuale sul inserimento? Dal punto di vista tecnico, fin dall'inizio è stato ottimo. Dal punto di vista fisico, lui arrivava da un grande periodo di inattività in termini di partite giocate. Diciamo che l'inserimento è stato un po' più graduale, lui come tanti altri ragazzi, e penso che sia in questo momento il punto in cui noi stiamo migliorando di più, e lo si è visto anche domenica, secondo me, nella partita di Scafati. Stiamo crescendo soprattutto dal punto di vista atletico, questo ci ha aiutato molto domenica, soprattutto alla fine di una partita così lunga. Penso che abbiamo ancora dei margini di miglioramento, anche lui, ma la squadra in generale, soprattutto dal punto di vista appunto atletico e fisico. Dal mio punto di vista parlo di affrontare squadre come queste, squadre che giocano l'Eurolega, in questo caso anche la capolista, e spesso i giocatori la vedono come un grande stimolo. È capitato anche in settimana di lavorare e vedere i giocatori con un'intensità e una voglia di mettersi alla prova e di dare il 110% per superare questo ostacolo. No, in settimana devo dire che la nostra fortuna è che il lavoro è sempre abbastanza intenso, e in questo senso non ci sono state delle grosse variazioni. Sono certo che i ragazzi abbiano ben chiaro che ci vorrà un extra sforzo mentale anche per competere con la Virtus, però detto francamente, pensiamo a noi, cerchiamo di essere bravi nell'esserlo noi, ecco, senza dover troppo guardare a quelli che sono gli avversari, e la mentalità è un po' quella, e quindi quando cominci a costruire una squadra da settembre e riesci ad avere sempre continuità durante la settimana, poi alla fine non cambia rispetto all'avversario. Devo dire che questa è una grande fortuna, è un'ottima mentalità che ci portiamo dietro anche dalla passata stagione, e anche quest'anno penso sia super da questo punto di vista, senza dover avere extra motivazione. Ok? Se non ci sono altre domande, una solita stupidaggine. No, oggi purtroppo non so. Sono molto limitato nel tempo a disposizione, ahimè. Non so se dice sì, va bene, sì. Però ci sarà il tempo d'estate per farlo. Oggi non sono riuscito. Allora ringraziamo il golf e il Torrazzo di Cremona, grazie Coach Cavina e buona partita per domenica, ore 20 al Palaradi, Vanoli, Virtus Bologna, grazie mille.